rappresenterà la Sardegna a Jesolo. La numero 2, Francesca Carruccio. È stata eletta davanti alla platea sassarese di Piazza d'Italia Miss Sardegna Francesca Carruccio, la mora 22enne, violinista di Capoterra, che volerà la finale di Miss Italia a Jesolo a rappresentare l'isola con la fascia più importante. Una finale regionale che ha visto 20 ragazze contendersi l'ambito titolo, tra queste con le fasce minori arriveranno alla finale nazionale, oltre alla seconda classificata Martina Corrias, 19 anni di Uras, due sassaresi, Claudia Pisano, 24 anni, e Silvia Senes, 21. Poi Elena Carboni di Cossoine, Enrica Cabriolu di Palau, Francesca Puddu di Decimomannu, Francesca Ena di Cagliari e Marina Angius di Serdiana. L'elezione di Miss Sardegna è avvenuta per la prima volta all'ombra del Palazzo della Provincia di Sassari, nella prestigiosa cornice di Piazza d'Italia. Una vetrina importante per la città che ha visto molta stampa presente e un pubblico che ha applaudito e tifato la Miss preferita, non senza esprimere qualche disappunto sulle scelte della giuria, composta da alcuni esponenti delle aziende sponsor. Un pomeriggio impegnativo per le ragazze che fin dalle prime ore erano impegnate con i preparativi, tra trucco, parrucco e prove di sfilata, fino a fine serata con l'emozione della vincitrice che, commossa, è stata come da copione di ogni concorso di bellezza, travolta dagli abbracci delle contendenti. Francesca Carruccio ha poi fatto la sfilata di rito a favore della stampa e poi in posa per le foto con fascia e corona, accanto anche alla prima Miss Italia sarda della storia del concorso, Franca Dall'Olio, scelta direttamente per partecipare al concorso nel 1963 dall'allora storico patron Enzo Mirigliani. Ora non resta che aspettare la finale di Jesolo per scoprire se sarà una bellezza sarda a indossare la fascia di Miss Italia 2017.